acqua, di movimento. Essere molto piccolo, con poca energia e pochina, proprio quella che basta per lo strumento. Però c'è. Abbiamo c'è quell'altro fabbricato di là. Sì, è vero. Di sopra. Sopra. Qui sono andato qua. Qui sono ci fosse cascato qualcuno dentro il pozzo. Sempre nell'altra metà del potere abbandonato. Guarda basso che era questo locale. Dove siamo entrati la prima volta lo vedo buono come, perché io ci ho sentito anche un rumoraccio, ragazzi, sì, però non c'era niente. Le orbe ce n'è una marea. Vero? Sì, ma proprio una marea. Ogni tanto passano a gruppi. Guarda grossa.
Ce n'è una che gira qui davanti ora lì. Guarda. Cazzo, che pensate. È tutta tonda, trovo una tuffa. Siete anche qui, grazie. Sì, anche quella in Francia. Avevo visto una cosa che si muoveva, c'era uno spiraglio della loro luce. Sei in questa stanza? Ti posso fare una foto? Ti puoi avvicinare a noi per cortesia? Una mano? Avvicinati a lui che lo conosci, dai, noi siamo amici suoi, noi siamo in pace. Sono brave persone, dai, vieni. Aspetta, aspetta che ce l'hai sul braccio, fermo, non ti muove. Fermo sul braccio? Sì. Dai, vieni. Dai, avvicinati a noi, dai. Sono brave persone. Che faccio conosci, dai. Vieni qua, vieni, così ci conosciamo, se sei sul mio braccio, dai. Illumina tutto il K2 adesso. Che sei molto vicino, l'energia la puoi prendere da questa lampadina. C'è anche la mia, se vuoi. Tu sei Itaura? Vieni, con la mano. Sei maschio o femmina? Venire qui su? Vieni a noi, vieni. Così parliamo un pochino. Soprattutto fatti vedere, oppure fai un rumore per far sapere che sei qui con noi. C'ha pochissima energia, non riesce a definirsi e si sposta poco e non ce la fa a farlo accendere le lucine. Accende le lucine. Vuoi che vi avvicino più verso la finestra? Forse è più comodo per te? No, non c'è là. Non c'è? Forse qui dietro? Vuoi? Vuoi più verso i lavatori? Guarda, lo poggio qui, eh. Quella mangiatoia, non è lavatoio. Mangiatoia, sì. Lavatoio, sbagliatoio. La mangiatoia. Questa è la mangitoia. Avvicinati alla mangitoia, dai. Vieni che si fa una foto, dai. Te ti avvicini a lì e io, trac, dai. Ti immortalo, così si vede come sei. Una bella figura costruisci, dai, che ci vuole? Illumina tutte le lucine, dai. Prendi corrente da una batteria, da dove ti pare, dai. Ce ne abbiamo tante qui. Scaricami un pochino la mia. Va bene? Non parlare. Ti lascio questa qui, devo parlare. Ecco, se parli vicino a quello, poi noi... Ti lascio questo qui. Si risente, capito? Vai, vicino a K2, dai. Qui vai. Se vuoi dire qualcosa, puoi parlare tranquillamente. O far accendere le lucine a K2. Parla pure quanto ti pare, tanto quello ti ascolta, anche se noi si sente niente. Si fa bene. Hai paura di noi? Dai, via, siamo venuti in pace. Beh. Su. Aspetta, vieni, guarda. A vedere. Da dietro. Ma lì dici? Io li vedo te. Mira che ossi che ho. C'è una gamba storta, ma... Sì, un ginocchio sinistro un po' rovinato. Tutto sfondato, tutto e due. E gli fa un raggi pure. Non pare boh. C'hai anche un po' di artrosi cervicale, vedo c'è il collo un po'. Sì. Dove sei nascosta ora? Voi andate all'ingresso, sì. La prossima volta porto una caramellina te la do, eh.
Dai, portiamo un giochino la prossima volta. Non c'è verso. Guarda com'è sto trinciaforaggi, ragazzi. Questo è l'unico che c'è rimasto in tutta la Toscana. Sei qui? Da che parte sei? Filmati, sto eccola, ci sei? Ciao, sei qui? Ti fai vedere? Chi sei? Vuoi venire a parlare con noi? Brava, accendi tutte le luci. C'hai voglia di parlare con noi? Se è un sì, accendi tutto. Accendi tutte le lucine, dai, un giro solo di lucine. No, non vuole che si vada via. Lasciamo qua. Parliamo un pochino. Sei femmina? Sei un maschio? Ricordati che un sì. Ah, sei un maschio. Un maschio. È arrivato al rosso. Bravo. 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 Com'è che non riesco a vederti? Non ti vuoi visualizzare? Vieni sul mio braccio, vieni. Sei di questo potere? Sì? Il custode. Sei il custode? Sei il custode? No, non è il custode. Sei un abitante che sei nato qui? No. Sì, forse è nato qui. Che arrivava vicino alla penultima letta. Sei qui da quando c'era il convento? C'entri qualcosa col convento? Sì? Però non sono riuscito a visualizzarlo. Avvicinati un po' di più. Sei sempre qui, lo vedo. Sei morto di vecchiaia? O di una malattia? Vecchiaia? Sì. Bene. Quanti so? 100 anni? No. 200? È parecchio che sei qua che sei legato. 300 anni? Questa proprietà. 400? 400 anni? Rispondi? Sei morto giovane? Sì. Giovane. Una malattia grave. Era malato?
Poi sei morto di conseguenza. No, non è morto di malattia. Sì, è morto. Di malattia. Qualche infezione, qualcosa. Sei morto di peste? Avvicinati più a me, dai. Fatti sentire. Che sei qui intorno, giri, dai. Dai, illumina tutto, dai. Senti, eri una persona brava? Sì? Ti volevano bene tutti? No. No. Quindi eri cattivo? Sì. Un pochetto, mi sa di sì. Bene. C'avevi sempre il fucile addosso. Avevi il fucile sempre? Sparavi? C'avevi il fucile? No. Ma andavi in chiesa? Andavi spesso in chiesa? Sei un frate? Eri un contadino? No, non era un contadino. Appartiene alla parrocchia allora? I frati, vero? Sì. Eri un frate? Sì. Contadino dei frati? Contadino dei frati, sei un frate, secondo me è un frate. Sei arrabbiato? Ma forse vorresti parlare con noi e non ci riesci. Ma non ti devi arrabbiare, perché non è mica facile, Non ci sa quello strumento lì e basta, che puoi darci un sì o un no. Quando è parecchio alto, fino in fondo è un sì. Se invece è basso, è due volte un no. Ti ricordi? Sei un maschio? Sì. Sì. Ma sei morto molto giovane però, vero? Che un maschio è sicuro, ha fatto accendere fino all'ultima. Qui c'è anche la tua moglie. Tua moglie è qui? Ma quindi stiamo indovinando tutto e dici di sì, eh? Bene. Anche la tua moglie è morta di vecchiaia. Sei morto prima te? Ma che eravate i custodi? Ma eravate contadini? No. E ora perché fai così? Dopo non si capisce se è un sì o un no. Ci vuoi far confondere. Eh sì. Eri contadino sì? No, non era contadino, dai. Ti ho chiesto quattro volte. Eri un frate allora. Eri un frate? Eri un frate, sì. Oh, era un frate, ha dato delle lampate pazzesche. Questo era un frate. Eri un priore. Eri qui quando c'era il monastero. La frateria, quello che era. Bravo. La frateria, che è sotto al casone. Sotto al casone è stata la frateria? Ce l'hanno costruito sopra? Il casone? Alla vecchia frateria? Sì. Ma sei seppellito qui nel cimitero vecchio? No, non è nel cimitero vecchio. Sì. Sì, è nel cimitero vecchio. Rispondi un po' in ritardo, però si capisce, dai. Laggiù c'è freddo, stai qui dentro, si sta meglio qui, vero? Che fai i giri? Come mai sei legato a questo posto? Per la chiesa? Sei nato qua? Sei nato qui, in questo posto? Sì. Sì, sì, è nato qui. Allora, se sei nato qui, come facevi a essere con i frati? Figlio di qualche frate? Sei un figlio di qualche frate che è stato qui? No. No. Allora sei un trovatello che ti hanno ospitato i frati? Ah, ecco, eri un orfano. Eri un orfano? Guarda come l'ampa. Sì. Mira. Eri un orfano. Ah, e ora si è capito.
E t'hanno adottato. T'hanno adottato. T'hanno adottato i frati. E hai passato la tua vita qui con loro. Guarda quanti sì. Bello. Ma che ti hanno ucciso poi? Sei morto giovane? Sì. E com'è successo? Sì, com'è successo, non lo puoi dire. Una disgrazia? Oh, è arrivato l'ultimo. Sì. Porca miseria, ragazzi. Si è messo qui con noi. Perché una volta i frati non... Sei morto di un incidente? Sì. E una volta i frati erano aggressivi. Sei caduto? Sì. Ti ha ucciso qualche frate? Si è avvelenato? Ti ha ucciso qualche frate? Si è avvelenato? Zitto un po'. Ma voi l'avete sentito un mugugno? Sì. No. Tipo sì. Però non ci ho fatto caso perché guardavo. No, stavo sentendo questo. Dove? Hai una bella forza, però non riesco a vederti. Fatti vedere, dai. E lo sai il codice Morse? Sì, è morto 400 anni fa. No. No, se no si parlava col Morse. Guarda che se ti riesce di parlare un po', lì vicino a te c'è uno strumento che registra la voce in qualsiasi frequenza la emetti. Puoi parlare anche con me se ti puoi avvicinare, eh? Brava. Bravissima. Sei una donna, no? Tu che sei un prete, sei un uomo. Guarda, sei una ragazza. C'è la ragazza con noi? Sì, c'è. Dov'è? Non si capisce. Guarda, è pieno. Sì, è qui allora. Sei qui? È qui con te. Gli dici se si fa vedere un attimo? Dì se vieni qui, dai. Non vuole. Sì. Sì, aspetta, come allontano. Se ci riesco la chiappa. Dai, così fa la fotografia, dai, la fotografa. Vediamo un po' se è qui fra voi. Qui? È qui la ragazza, sì, è qua. Grazie, è qui con voi? Fa un po' di luce, voglio vedere. La fai avvicinare? Così la vediamo, grazie. Ci fai fare un rumore da lei? Sarà di là dal muro, no? Per me sta di là. Ho capito, però. Non c'era niente. È qui davanti a noi. Sei qui davanti a noi? Sei in questa parte. Basta che ci fai un rumore, qualsiasi rumore. Senti, io penso di aver sentito il rumore, però non so sicuro, me lo rifai questo rumore. Ripeti il rumore, dai. Il rumore che hai fatto sul solaio di sopra. Dai, fai il rumore. Così abbiamo la certezza che sei qui. Manca solo di vederti, dai. Non si vuole far vedere. Guarda, cosa sta sul braccio, se? No. Non ti vuoi far vedere? Così non ci fai capire niente, però. Sei stufato? Il bus l'ho sentito, eh? L'ha sentito ora? Sì, nel muro. Sì, anch'io. Questo muro qua? Sì. È stato te a fare rumore nel muro? È stato te a fare rumore?
Fallo più potente, più secco il rumore. Vediamo che lo possiamo percepire se sappiamo che sei. Se vuoi parlare con me bene, se no vai via. Allora ci hai pensato, vuoi parlare con me? Ma che? Ma che hai visto? Dobbiamo parlare, dobbiamo metterci in contatto, Celestina, dai. C'è sempre? No. È passata un attimo, era un'orba. C'è stata 45 minuti. Poi a fondo scala, ci aveva parecchia energia, ragazzi. Due o tre volte no, più. C'è stato frazioni. Bello però, L'indagine è finita, ragazzi, grazie per la visione. Nulla ci vieterà di ritornare in questo posto perché è molto interessante. Abbiamo trovato due presenze. Abbiamo trovato un frate che è stato allevato come orfano da altri frati, da altri di loro, ed è morto lì, una ragazza con metà faccia bruciata e un vestito celeste, quindi di soprannome Celestina, che però non si è voluta mostrare al Kinetic o altre apparecchiature di visualizzazione. Grazie a tutti, un abbraccio da Stefano del GRP.